Certo, com'è strano la vita, com'è strano il mondo. Eravamo in quarantena, in casa, tappati in casa, chiusi, isolati, e non si poteva proprio davvero mettere forse nemmeno il naso fuori dal balcone, e capitavano belle giornate, belle assoleggiate, belle calde, e sembrava quasi un inizio di estate anticipata. Ora che diciamo, le disposizioni si sono un po' allentate, che ci permettono anche di poter uscire, di poter fare una passeggiata in riva al mare, oppure anche di prendere il sole, ecco, siamo tornati quasi, sembra, in autunno. Il mare, come vedete oggi, che è appunto 27 maggio, c'è il sole, ma c'è tanto vento, il mare è agitato e certamente non è la giornata ideale per prendersi un po' di sole o per stare crogiolati sulla sabbia a prendere appunto il caldo, il primo caldo quasi estivo. Quindi davvero molto strana la vita. Non bastava la clausura dopo 2 mesi di tappata in casa, tappati tutti noi come davvero dei reclusi. E allora, quando c'era la possibilità di poter uscire, di poter prendere un po' d'aria, di poter prendere anche un po' di sole al mare, visto che noi abbiamo la fortuna di avere il mare, guardate qui, questa è la condizione di oggi, con dei nuvoloni da quella parte che non promettono nulla di buono, però con questo tempo non dovrebbe, almeno quantomeno non dovrebbe piovere. Però il mare, vedete com'è, il mare è pericoloso, anche farsi un bagno così, bagnarsi solamente perché c'è molta corrente, quindi davvero davvero molto molto strano. Ora che potevamo farlo, non lo possiamo fare perché il tempo ci è contrario. Da Termoli, Michele Trombetta per Termoli Online.